Allora, io vi metto qua così, voi mi fate compagnia mentre taglio le zucchine e io vi racconto. Sono un po' buia. Boh. Comunque, coltello. Allora, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il martedì 16 maggio e sono appena tornata dalla palestra. Non vi ho fatto vedere l'allenamento perché è lo stesso della settimana scorsa, del vlog precedente, quindi non ha senso. Mi sto preparando a mangiare, scusate se non vi considero molto, ma mi piace questo perché passo del tempo. Comunque, anyways, vi volevo dire che, allora, innanzitutto questo vlog sarà abbastanza noioso. E voi direte: Silvia, perché fai un vlog se sai che sarà noioso? Cioè, che senso ha? È vero, concordo, ci avete ragione, ma mi dispiaceva lasciarvi senza video una settimana, un giorno, perché boh, ormai mi piace caricarvi i video, mi piace farvi vedere quello che faccio, solo che questi giorni sono giorni abbastanza noiosi e sono la prima a dirlo, perché sono giorni in cui sto praticamente soltanto studiando, o meglio, come lo sapete, la mattina vado in palestra, mi alleno e poi il pomeriggio studio. Quindi non succede niente, cioè questa è la mia routine. Ho dato un esame ieri mattina, macroeconomia avanzata. Penso sia andata bene. Poi mi ha confermato il voto di lunedì scorso e ho preso 29. Sono contenta perché era un esame davvero davvero tosto e sono felicissima di essermelo tolto. E adesso ho un esame giovedì, quindi dopodomani. Quindi non ce la faccio più. Nel pomeriggio ora vado da Veronica e studiamo insieme. Poi stasera incontriamo tutti gli altri e studiamo insieme appassionatamente. Per pranzo, visto che vedete che sto tagliando le zucchine, mi voglio preparare una pasta con zucchine e gamberetti. Ve l'avevo già fatta vedere nel vlog, mi pare, con Jimmy. Però quella era la versione basic perché era la prima volta che la facevo e quindi l'avevo fatta molto easy, ho fatto spaghetti con gamberetti, zucchine e olio. Recentemente l'ho un po' rivisitata usando un diverso tipo di pasta. Uso della pasta di mais e canapa che compro da Italy ed è gustosissima perché proprio sotto i denti senti la granellina di canapa, è pazzesca. Le zucchine, i gamberetti che sono surgelati, li compro alla Metro. Non sono proprio gamberetti, sono code di gambero. Quindi sono un pochino diversi e sono un pochino più grossi. Sono col guscio, quindi li devo fare prima lessare in acqua, bollire, poi quando sono pronti li devo scolare e pelare. Una volta pelati li inspezio, ci metto un po' di curcuma, un po' di peperoncino e un po' di pepe e li faccio saltare in padella, così da un po' caramellizzare gli zuccheri e creare quella patina croccante sul gambero. E poi semplicissimamente metto tutto insieme e condisco con un filo d'olio. Quindi è. Aspettate. Quindi non è niente di trascendentale rispetto a prima, mi sono soltanto impegnata a renderla un pochino più gustosa. Oggi sarà una giornata senza carne. Il motivo è che devo svuotare il frigo, non c'è nessun altro motivo di dieta particolare, perché dopo domani, cioè dopo l'esame, parto, torno a casa per il weekend per riposare un pochino, farmi coccolare dalla mamma e da Jimmy, perché ci incontriamo tutti lì a Padova. Quindi un po' di relax ci vuole. Spesso mi chiedete di farvi vedere delle giornate in cui mangio magari vegano, in cui non mangio carne, in cui non mangio latticini. Io sinceramente non penso che lo farò mai tipo proprio apposta, cioè magari c'è il giorno in cui non mangio carne, to ad esempio oggi, però non lo farei mai soltanto per farvelo vedere perché ricordate che questo non è un programma TV, questa è la mia vita, io sono una persona vera, sono una persona come voi e io soltanto per fare visualizzazioni o per accontentarvi, cioè mi dispiace dirlo, però è così. Non cambio la mia giornata, la mia dieta per far felici voi, cioè non voglio sembrare stronza, non voglio sembrare cattiva, però questa è la mia giornata, la mia vita e io non penso che neanche voi lo fareste. Io non penso che se uno vi dicesse: ah, facci vedere come mangi senza latticini, quando è una cosa che comunque mangi tutti i giorni. Non lo vedo,
non so come spiegarmi, però non mi sembra veritiero, cioè non è una cosa che io faccio abitualmente, quindi che senso ha farvelo vedere, insomma. Non lo farò mai, apposta. Nel caso succeda, segnatevelo. Comunque, cioè, basta che guardate le mie ricette che non hanno latticini, che non hanno cose, usate quelle. Va bene. Buon appetito. Da Veronica, sì. Ciao. Penso che il mio canale sia molto improntato sul essere veri, sul dire le cose come stanno, come si pensano e esprimere la propria opinione e esprimere le proprie sensazioni. E voi sapete che io lo faccio spesso e spesso lo faccio anche in modo un po' negativo, cioè magari quando sto male ve lo dico. Però oggi, adesso, vorrei dirvi quanto io invece stia bene. Sono felice, sono proprio tranquilla, sto benissimo. Mi sento indipendente, mi sento forte, mi sento brava perché... E secondo me adesso, in questo momento, tutto sta un po' derivando dai miei successi scolastici, perché passare gli esami, andare bene all'università, fare le cose, partecipare ai business game, essere dentro questo ambiente, vedere che la gente ti stima, che ti apprezza per quello che fai, dà tanta confidenza e ti aiuta un sacco a sentirti bene. E io sto vivendo un momento in cui mi sento sulla cresta dell'onda, in cui gli esami mi stanno andando abbastanza bene, cioè non posso lamentarmi obiettivamente. Uno degli esami più difficili dell'anno ho preso 29 e adesso ho appena dato un esame che penso che sia andato bene, insomma vediamo, però mi sento davvero bene, felice, ma anche il fatto che riesco a fare quello che desidero, cioè non è che sto tutto il giorno sui libri buttata e non vivo al di fuori dai libri, cioè io la mattina me la prendo con calma, con tranquillità, vado a farmi le mie cose, vado in palestra, mi prendo il sole, praticamente sono già, non so, a livello una settimana di mare e poi il pomeriggio mi dedico allo studio, ma con calma, con tranquillità e bene, riesco a studiare bene, la testa mi funziona. Cose che in triennale, vi giuro, io studiavo tantissimo. Per 3 anni io non ho mai visto la luce del sole, se non una settimana d'agosto. Non mi sarei mai potuta permettere di passare le mattinate in piscina e poi pomeriggi su libri, perché non era abbastanza, perché non ci arrivavo, facevo tantissima fatica. E io non so se questo è soltanto il risultato di una corretta alimentazione. C'è da dire che l'ultimo anno di triennale sono andata molto meglio rispetto ai primi due, e questo perché mi ero ripresa. Però secondo me è anche per il fatto che faccio quello che desidero. Io sto amando questo corso di laurea e la cosa che mi galvanizza è che io ho rotto davvero tanto le palle ai miei genitori per venire qui, per farmi trovare casa qui, per vivere qui. Cioè quando i miei magari non erano poi così tanto convinti, perché mi chiedevano: ma come fai a sapere che questo è il tuo corso? Io me lo sentivo, sapevo, io sono arrivata qui e cioè proprio me lo sentivo, non lo so, non so descrivere la sensazione. Quando ho letto che esisteva, come se avessi scoperto, non so, il sacro graal. E infatti si vede, perché non mi pesa studiare, lo faccio con felicità, cioè anche le cose più difficili. Io ho fatto un esame, quello lì di lunedì scorso, che era microeconomia applicata al settore dell'agroalimentare. Quindi, cioè, già microeconomia è un peso, poi applicata al settore dell'agroalimentare è un casino. Però mi è piaciuto tantissimo. E non lo so, secondo me è proprio questo, il fatto che quando decidi di fare o quando fai quello che ti piace,
lo fai senza che ti pesi, e questo può essere nell'ambito scolastico, nell'ambito del lavoro, in tutto, nell'uscire con gli amici, in tutto. E io davvero, davvero, davvero vi auguro di trovare un interesse, poi magari renderlo un lavoro, che vi stimoli, che vi faccia svegliare la mattina e dire che bello, finalmente, oggi sì, ritorno a lavorare. Lo so che molti di voi diranno, non sarà così l'anno prossimo anche per te. Beh, io lo spero perché me lo merito. E non voglio sembrare egocentrica, non lo so, però perché no? Cioè, perché non posso essere felice? Perché non posso fare le cose fatte per bene? Non posso fare quello che mi piace? Io non mi voglio accontentare, non voglio dire sì, beh, mi è capitato questo lavoro. Cioè, ovviamente non sputo in faccia al lavoro, ragazzi, non sto dicendo questo adesso, aiuto. Però già che lo devo trovare, voglio cercare di fare e trovarlo, spera, nel miglior modo possibile, ciò che davvero mi rende felice. Non voglio accontentarmi, non voglio prendere il primo lavoro che mi capita, sperando che mi capiti, ovviamente, però spero che si capisca quello che sto cercando di dire. Non voglio accontentarmi, ma come io non voglio mai accontentarmi nelle relazioni, nelle amicizie, in tutto. Io voglio sempre dare di più, ricevere di più e creare, di costruire rapporti. Io non mi accontento di amicizie basic, di amicizie basate sul sì, ciao, 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 cioè no, piuttosto, non so, non le vedo interessanti. Io quando coltivo un'amicizia cerco di portarla a un livello superiore, un livello in cui davvero l'altra persona si sente capita, cioè state bene fra di voi. E questo è il rapporto che ho instaurato con Veronica, ma che vedo che sto instaurando anche con altre persone, quindi questo mi rende molto felice. Quindi basta, cioè questi 5 minuti per dirvi che sono felice. E la cosa che mi fa piacere è che io solitamente non mi vanto, se si può chiamare vanto, di queste cose, ma io sono sicura che voi mi capirete. E come vi siete, non so, magari immedesimate in me, o comunque come vi siete esposti per darmi dei consigli o per darmi solo supporto nel video in cui magari non stavo poi così bene, o comunque mi lamentavo, comunque avevo sempre un problema, penso che sarete ugualmente solidali e felici per la mia felicità. Spero, non lo so, secondo me sì, però non si sa mai, magari direte oh che stronza tu che sei felice. Però non lo penso, perché siete davvero delle belle persone. Siete le persone che io non ho mai trovato e che adesso sto incominciando a trovare, cioè le persone che sono felici per il successo degli altri e che stanno vicino e che non godono degli insuccessi altrui. E davvero sono felicissima delle persone che mi seguono, perché secondo me è meglio pochi ma buoni. Quindi grazie. Basta. Continuiamo. Dopo ore di studio intenso e sofferenza, è arrivata l'ora della cena. Penso che l'insalata che sto andando a comporre la conosciate abbastanza bene. È l'insalata di polpo. Leggo i vostri commenti e vi ascolto. Tutti i biologi fra di voi si sono un po' ribellati quando ho detto polipo, che in verità è l'animale del mare. Anzi no, non è quello. Il polpo è quello che mangio. Il polipo è un germe, non lo so, comunque si dice polpo, quello che mangia è il polpo. E che poi in realtà non è polpo quello che mangio io. Io compro i tentacoli di totano, sempre questi qui li prendo alla metro, e sono già tagliati e tutto, quindi in realtà non è neanche polpo, comunque. E adesso preparo la mia insalata, e praticamente è un lavoro di assemblamento, non è interessantissimo, niente di trascendentale. Come sapete la mia insalata è composta da insalata iceberg, pomodori, mezzo avocado, ceci. Adesso ci aggiungo anche un po' di finocchio perché ce l'ho in frigo da consumare. Basta. Ah no, ovvio, patate e totani. Molto basic. Ma quei tempi non torneranno più. E se vuoi saperlo, sono felice che sia così. La verità è che non voglio che viva qui. Mi dispiace. Lucas! Yeah. Per favore. Filo, aspetta! Filo! Filo, va a cagare, va. Ma la vita ci ha condotte lì. E siamo riusciti a uscirne.
Non pensiamoci più. Vorrei riuscirci. Si fa così. Ma quando tutte te lo ricordano non è facile. Vai da nessuna parte. Con mio marito chiarirò io la situazione. Però lui si arrabbierà e io non voglio che accada. Tipo la vanga. Ascolta. Devo usare la pala, altro che forchetta. Lucas non è l'uomo. Questo è il risultato finale. Solita mega insalatona, una mega ciotola. È deliziosa, ragazzi. La combinazione avocado, pomodori e ceci vale con tutto, con il pollo, con i gamberetti, con il tonno. Provatela. Io concludo qui questa giornata perché adesso mangio e poi vado a fare una sessione di studio di gruppo intenso. Quindi io vi saluto qui. Ciao! Potrò sembrare un adulatore, ma sono sincero, eh. Parleremo con mia madre e le dirò che ce ne andiamo. Voi siete scemi. Ah, e normalmente consiglierei anche di mettere un po' di cipolla rossa. Però io ho dovuto metterla in quanto stasera voglio parlare con gli altri e non dovermi allontanare. Volete vedere come diventa la mia pancia dopo che ho mangiato? Adesso sono strapiena perché comunque l'insalata ha un sacco di volume. Ok. Oh. Io lo chiamo piccolo food baby. Oh, persino gli addominali così. Oh, ma sembra che abbia gli addominali. E invece... bello pieno. Pancino pieno. Silvia soddisfatta.